Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi per il video del weekend, il video che riprende la nostra serie attualmente più in voga, quella più gettonata, se così possiamo dire, il corso di formazione gratuito come fare holding sul mercato finanziario e farlo bene. Siamo arrivati all'episodio numero 5. Cosa tratteremo oggi? Tratteremo le tecniche di uscita, come gestire la posizione assunta quando siamo entrati sul mercato, quando si esce correttamente, se si sta applicando una strategia di holding, quando è il momento di levare le tende e scappare, o meglio, abbandonare una barca, quando la barca sta per affondare, o quantomeno sembrerebbe così. Ma prima di iniziare a entrare nel vivo di questo video, io vi chiedo di lasciarmi un pollicione per questi video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Chi di voi non avesse ancora visto tutti gli episodi della serie Come fare holding sul mercato finanziario? Sulla mia testa avete la playlist, sono tutti disponibili i video gratuitamente per avere un quadro generale di come si fa questo tipo di strategia di trading. Oggi parliamo da un punto di vista teorico, come abbiamo fatto anche per il video dell'ingresso, e poi nel video successivo parleremo davanti ai grafici di come gestire l'uscita. Allora, intanto vi dico due cose fondamentali. La prima, ed è una basilare informazione di cui parlo sempre nei miei corsi di formazione che trovate anche sul mio sito, vi lascio il link qui in descrizione, e ho sempre detto: quando applicate una strategia di trading, ragazzi, dovete mantenere l'occhio sulla coerenza della strategia. Non potete inventarvi delle idee generali perché vi sembrano che funzionano meglio sul mercato, che però sono completamente incoerenti. E faccio un esempio: se io sono un holder e sono entrato sul mercato per fare profitto nel lungo periodo, quindi 1, 2, 3 anni. È chiaro che se vi mettete a guardare le fluttuazioni degli strumenti finanziari ogni giorno, lo potete anche fare come ho detto nei video precedenti, ma vi mettete a uscire e entrare dalla posizione ogni 2 giorni, allora non sapete quello che state facendo. Se fate una strategia di holding, dovete avere un ingresso che abbia una logica di lungo periodo, e lo abbiamo visto nei video precedenti, ma dovete avere anche un'uscita che abbia una logica di lungo periodo, perché non dovete ragionare alla minima inversione di mercato che scappate perché avete paura. A quel punto dovete ragionare un po' sul perché state facendo una cosa del genere. Probabilmente non avete la mentalità ancora pronta per gestire l'holding, perché l'holding, da un punto di vista di stress emotivo, comunque un po' stressante c'è. Perché dovete sottostare ai mutamenti di mercato, dovete avere un po' lo stomaco duro per assistere anche a delle repentine fasi di ribaltamento, magari di discesa dello strumento finanziario che avete in portafoglio, e mantenerlo lo stesso se rispecchia la vostra strategia. Come sempre, esistono due tipologie di uscita dai mercati finanziari come logiche generali. La prima è la uscita in stop loss. Cos'è l'uscita in stop loss? L'uscita in stop loss e l'uscita in perdita, ragazzi, è il punto in cui dovete andare via dal mercato, dovete uscire, dovete chiudere una posizione dal mercato, perché quella che è la vostra strategia, coerentemente a quello che avete fatto per entrare, viene meno. Quindi tutti i presupposti che vi avevano fatto iniziare quell'operazione vengono meno. A quel punto cosa fate? Restate sul mercato? Il 90% dei trader che non sono professionisti, che iniziano in maniera amatoriale a fare questo tipo di investimenti, resta sul mercato prendendo poi le cosiddette mazzate sulla testa, che sappiamo tutti perché è pericolosissimo, oltre che è sbagliatissimo, perché se si fa un investimento anche di lungo periodo, non dovete farlo contro trend e non dovete restare sul mercato se il trend va contro di voi. Potete sempre uscire, prendere una pausa e poi rientrare quando le condizioni saranno un po' meno rischiose, perché dovete sempre tenere a mente, ragazzi, che nel trading vince chi controlla il rischio, non chi fa una religione e dice: io non esco perché tanto fra 10 anni
domani sarà chissà cosa, dove, come e quando, perché non è così che si vince in questo mondo. Leggete tanto e troverete queste informazioni un po' ovunque, soprattutto per chi è professionista nel trading e lo fa da tantissimo tempo. Dovete controllare i rischi perché è la soluzione migliore per ottenere i massimi risultati e un fegato un po' più tranquillo e meno rosicato. Va bene, allora lo stop loss lo dovete applicare. Perdere non è una cosa che piace a nessuno e molti di voi avranno forti difficoltà ad applicarlo, ragazzi, però per questo ovviamente esistono corsi di formazione, i libri che potete leggere e tanta tanta esperienza. Se ancora non riuscite ad applicare lo stop loss sul mercato con grande lucidità e con grande semplicità, dovete fare una cosa che vi consiglio: semplicemente non utilizzate denaro reale, fate trading utilizzando i conti demo. TradingView ha il suo conto paper, è semplicissimo da utilizzare, quindi iniziate a fare trading con il denaro finto, perché se non riuscite ad applicare lo stop loss vuol dire che ancora non siete arrivati a quello stadio, e state tranquilli perché ci arriverete con grande semplicità, ma arrivateci senza rischiare i vostri dinero, ok? La seconda tecnica di uscita da una posizione holding è quella in take profit. Il take profit per un holder, ragazzi, è una cosa estremamente più complessa ed è una cosa che affronteremo teoricamente in questo video e poi nel video successivo da un punto di vista grafico. Intanto vi faccio una domanda: se siete un holder, fare un take profit, cioè mettere proprio il take profit, ragazzi, inserirlo tecnicamente, il take profit, è giusto o sbagliato? A questa domanda rispondetemi nei commenti, perché ne parleremo nel prossimo video e vedremo un po' se effettivamente per gli holders è giusto inserire i take profit o meno. Quindi è corretto, ovvero inserire un take profit per un holder? Nei commenti, ragazzi, le vostre opinioni, ok? Andando avanti, dove posiziono l'uscita della mia posizione, del mio investimento in trading? Dove la posiziono? Ancora una volta vige il concetto della coerenza con la strategia di ingresso. Se siete degli holder e state facendo una strategia di trend following, perché dovete fare questo se siete holder, si può guadagnare solo seguendo il trend sui mercati, ragazzi, non si può guadagnare in nessun altro modo. Poi riuscite a portare soldi a casa se fate un'operazione corretta e di lungo periodo solo se siete a favore di trend, e se non siete a favore di trend non guadagnerete mai. Quindi per questo si fanno operazioni a favore di trend, perché è meglio farle così, visto che siamo già sulla buona strada, o come si dice, il buongiorno inizia dal mattino. Ma quando è il momento di uscire? È il momento di uscire intanto, logicamente, quando il trend cambia. Quindi il primo livello di uscita che voi potete tenere sotto controllo è il cambio di trend, ragazzi. Se state utilizzando un trend di medio lungo periodo che vi ha dato tanta tanta soddisfazione, non pensate che il mercato ha esagerato e a quel punto voi dite il mercato ha esagerato, più di quello non va. Parlo per esempio di 2-3 anni di rialzi, ragazzi. Chiedetevi piuttosto per quale motivo il mercato ha esagerato, al di là di situazioni come nel 2008, la bolla speculativa di Bitcoin di dicembre 2017, quindi scusate, nel momento in cui i mercati arrivano a costruire una bolla speculativa, che è un costrutto grafico visibile ad occhio nudo, ragazzi, cioè quando voi vedete un titolo che sale in orizzontale, in verticale, scusate, senza neanche fare un minimo di oscillazione, a quel punto siete davanti a una bolla speculativa. Ma al di là di casi simili a quello di Bitcoin dicembre 2017, se il mercato fa un trend pronunciato long, non è che lo fa perché sbaglia, ragazzi, ok? Le bolle speculative sono degli errori, sono degli eccessi, ma un trend lineare, pensate ad esempio a quello di Amazon, magari sui mercati finanziari, cresce dal 2015, se non erro, in maniera ininterrotta, non sono trend sbagliati, non sono delle cose sbagliate, semplicemente, ragazzi, sono business che vanno a gonfie vele. Questo è il discorso. Se siete su un trend di questo tipo, ci dovete restare, ok? Non dovete pensare che il mercato va su e sbaglia, cioè non è questo il discorso, non dovete accontentarvi. Qui interviene, diciamo, un altro meccanismo
È la famosa scelta tra il vendi, guadagni e pentiti, che è un aforisma del trading famosissimo. È la corretta implicazione di questo vendi, guadagni e pentiti, ragazzi, non è una cosa da fare sui mercati. Magari ne parleremo in un'altra sede, ma sui mercati dovete seguire la vostra strategia. Quindi la strategia corretta di uscita per un holder è quella di seguire il trend fino a quando un trend non cambia. E nel momento in cui il trend cambia, voi cosa fate? Prendete il vostro profitto e lo portate a casa. Ma perché? Semplicemente perché il trend è cambiato, ragazzi. Quindi a quel punto rimanere in posizione, restare in posizione dentro il mercato è assolutamente, indovinate un po', rischioso. E torniamo al primo argomento di cui vi ho parlato in questo video. La gestione del rischio. Se la fate da un punto di vista di stop loss, dovete gestire il rischio quando entrate in posizione e mettere uno stop loss, dovete gestire il rischio anche quando siete in profitto, ragazzi, e dovete uscire quando un trend cambia. Non vi venga in mente l'idea di ieri era più alto, aspetto che ritorna al prezzo di un mese fa per chiudere la posizione, ok? È un errore enorme, è un errore che vi costerà carissimo e non considerate quella singola volta che riuscite magari anche a fare una cosa del genere, perché se i mercati ritornano su quel prezzo, vuol dire che ritornano in trend rialzista e dovete stare in posizione, non dovete uscire. Va bene, ragazzi? Ok? Quindi il trader holders esce dal mercato in take profit quando il trend è invertito. Ci sono poi dei meccanismi che vi faranno prendere magari profitto in maniera un po' più veloce, perché l'uscita ad inversione di trend per un holders, ragazzi, a volte può essere veramente costosa. Significa che magari da un trend molto, molto al rialzo, quindi da un profitto magari elevato sul vostro portafoglio, andate a lasciare al mercato tanti tanti soldini. A quel punto non piace a nessuno. Ci sono delle tecniche per migliorare anche l'ingresso, anche l'uscita per un holder, assolutamente sì, però entriamo nell'ottica del trading di natura professionale. A voi basti sapere che quando un trend è invertito dovete portare a casa i soldi e cambiare mercato, o comunque poi si ragiona un eventuale futuro ingresso successivo del mercato, ma se il trend è invertito i rischi sono alti. Dovete chiudere la vostra posizione. Ecco come si esce correttamente da un mercato se fate holding. E l'inversione come avviene? Beh, intanto la prima inversione che dovete guardare è quella sui prezzi massimi e minimi decrescenti. Se avete questa conformazione sul time frame daily, che è quello di riferimento per un holder, a quel punto potete anche dire: esco dal mercato. Badate bene, la correzione in questione potrebbe essere anche una correzione di breve periodo, magari durare 2 mesi, 3 mesi, ragazzi. Non è detto che faccia ampi ribassi, però lì sta poi al trader prendere le proprie decisioni personali, la propria strategia che si, diciamo, affina, si, collega di più di tutti a voi. E io personalmente cosa faccio in questi casi? Beh, in questi casi riduco la mia esposizione, cioè faccio delle uscite di natura graduale, perché è quella che si congenia di più alla mia natura. Invece di fare tutto insieme, io preferisco entrare a step differenti, come vi ho fatto vedere nel video dell'ingresso e posizione, ma preferisco anche uscire a step differenti, perché mediando l'uscita e mediando l'entrata si ottiene una maggiore efficienza della nostra strategia di trading. Ragazzi, ho parlato tanto per questo video, nel prossimo lo vedremo graficamente, sarà tutto più chiaro. Vi basti sapere che nelle tecniche di uscita che deve applicare un holding ci sono due cose importanti: lo stop loss e il take profit deve avvenire a cambio di trend. Ci rivediamo nel prossimo video di settimana, che faremo l'analisi ovviamente di quello che sta succedendo sui mercati cripto. C'è stata un po' di turbolenza con le solite news fake, o meno non si sa, relativamente al Tether e a Bitfinex. E quello che faremo la prossima settimana invece è guardare l'analisi ciclica, perché ha dato grandissimi grandissimi indicazioni molto importanti anche tra le altre cose. Ok, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Buon weekend a tutti, ciao.